Ciao a tutti e bentornati su Working Super Passione. Oggi Ace voleva far uscire per forza questo video e io non potevo far altro che dirgli va bene. Non voleva lasciarvi per più di 2 settimane senza un video al giovedì e non voleva lasciar passare Milano Work Games 2022 inosservata. Io non ho potuto essere presente alla fiera, lo sapete bene, lui c'è stato e questi sono i suoi pensieri. Ci vediamo alla fine per i miei pensieri da non presente. Se mi sentite con questa voce orribile è perché sto facendo questo video dopo che mi sono appena ripreso da 40 di febbre e anche per quello che sono a casa e ho potuto, con le lucine di Natale qui, fare questo video. Ma adesso parola ad Ace. E eccomi qui per raccontarvi un po' della mia esperienza di Milano War Games. Vi chiedo scusa per la location e le modalità un po' raffazzonate, ma come aveva scritto Mattia nel post, non è un periodo proprio banalissimo e quindi speravo di riuscire a fare una cosa fatta meglio, ma purtroppo è stato impossibile e non volevo poi aspettare troppo tempo per fare un video di recap dell'evento. E quindi eccomi qui vestito da lavoro, nell'ufficio del lavoro. È partito un po' in sordina perché sembrava ci fosse un po' di maretta riguardo, perché ci sono state un po' di defezioni tra i nostri collaboratori, la contemporaneità con la Games Week, un po' di cose, non sembrava partire nel migliore dei modi e invece ci avete stupito alla grande e devo dire che è stata un'esperienza davvero fantastica. Abbiamo iniziato come al solito alla mattina ad allestire stavolta solo un piccolo tavolo dimostrativo di Star Wars Legion assieme a un piccolo torneo skirmish organizzato dai ragazzi dei Santo che giocano alla Casa dei Giochi, che ringrazio caldamente per avermi aiutato anche nella realizzazione della demo e della preparazione del tavolo, e che si sono arrangiati con i loro tavoli a preparare il torneo e a renderlo possibile, a rendere visibile questo gioco bellissimo che a me piace un sacco. È stata davvero un'esperienza faticosa e meravigliosa, perché io, ragazzi, ho iniziato a fare demo alle 9:30 e ho finito a fine evento. L'ultima demo mi ha dato una mano Riccardo, l'ha fatta lui così che potessi fare un po' di public relation, ma abbiamo chuso l'ultima dimostrazione alle 7:30. Potete immaginare, io quasi non ho avuto neanche il tempo per andare in bagno né tantomeno per mangiare, però questo sforzo mi ha fatto un grandissimo piacere, perché si vede che alla gente è piaciuto, piace e vuole conoscere questo mondo meraviglioso. Parlando poi con anche altri ragazzi che facevano dimostrazioni, è stato così per tutti, quindi è stato davvero un grande evento, una grandissima manifestazione. Sapere che c'è stata così tanta affluenza, mi piacerebbe sapere i numeri precisi di quanti biglietti sono stati venduti e timbrati per l'ingresso, e chiedo se magari i ragazzi di B-Work possono darmi una risposta, io sono molto curioso di saperlo. La gente era tanta, a un certo punto non si riusciva a muoversi, c'è stata grande partecipazione e non posso che ringraziare tutte queste persone che credono nel lobby a tal punto da venire a Milano in una domenica invernale a farsi questo sbattimento, compreso anche gente che arrivava tutto sommato da varie parti dell'Italia. Io ho fatto demo dei ragazzi di Mestre, per esempio. Io vi chiedo scusa, ma la mia capacità di ricordarmi volti, nomi e associare volti e nomi è scarsissima, quindi abbiate pietà e perdono di me. Spero che l'anno prossimo ci sarà un evento di questo tipo ancora più massiccio, con ancora più partecipazione e ancora più particolarità, perché davvero fa un sacco piacere vedere che i propri sforzi vengono
apprezzati dalla gente, dalla comunità. Detto questo, volevo ringraziare sicuramente i media partner che ci hanno aiutato per questo evento, tra cui soprattutto Villanora, che aveva lo stand proprio di fianco al mio cubicolo dimostrativo. E un grazie anche ai ragazzi della Gilda, che noi conosciamo da tempo, in realtà sono grandi amici, siamo grandi amici, giochiamo assieme, e è stato un piacere averli lì di fianco con le loro demo. E grazie a P-Work, che è sempre nel nostro cuore, e un grazie all'organizzazione di tutto questo evento, che è stato davvero magnifico. Non so davvero cos'altro dire, se non ci rivediamo l'anno prossimo ancora più numerosi, e l'anno prossimo sicuramente porteremo più tavoli, faremo più divulgazione possibile di questo meraviglioso mondo che a noi è molto caro. Detto questo, ragazzi, è stato un vero piacere. Le parole di Ace sono state accorate e sentite, sono stati veramente dei ringraziamenti a tutto quello che ha permesso, a tutte le persone che hanno permesso alla fiera di essere portata in atto, di essere stata compiuta. Tutte quelle persone che si sono impegnate attivamente, i miei colleghi media partner, come gli organizzatori, quindi P-Work da Di Piombo e l'ente fiere che si è preso la palla quest'anno per creare questa Milano War Games 2022, ovviamente con l'aiuto di P-Work come l'anno precedente e da Di Piombo come ormai da 10 anni. Allora, come sapete, io non sono stato presente alla fiera di Milano War Games 2022, ma quello che ho sentito di quest'anno molto più di altri anni è l'evoluzione che questo hobby sta ottenendo nel tempo. Nel senso, all'inizio eravamo soltanto dei ragazzi che giocavano con i soldatini. Andavamo alla nostra fiera, giocavamo i soldatini, ci divertivamo, compravamo le offerte di Warhammer, trovavamo le persone che vedevano i modelli di Warhammer usati, le offerte che trovi nell'angolino dello stand, quello facevamo, no? Quindi trovavi il gioco particolare, trovavi i modelli di Confrontation, quelle cose che non trovava mai nessuno. Andavi alla fiera per quello. Era quasi un qualcosa di più infantile. Mentre con questa fiera, anche se c'era già un inizio, un input dalle fiere precedenti, ma con questa fiera io ho visto una cosa molto più importante. Ho visto l'evoluzione del nostro hobby. Per la prima volta, come mai fino adesso, ho visto una connessione tra tutte le persone che fanno parte di questo hobby. Ognuno ha fatto la sua storia. Ognuno è cresciuto a modo proprio. A me fa tantissimo piacere vedere tutte queste persone che sono in contatto anche con noi e che hanno fatto crescere ognuno il proprio hobby, perché sono felici che questo hobby cresca. E quindi c'è chi si occupa di Carnevale, c'è chi si occupa di Mornheim. È una cosa che vedo molto personale, in quanto War Games per passione vuole fare questo da una vita. E io vedo tanti appassionati come noi che fanno quello per conto loro e lo fanno nel migliore dei modi. Io non voglio ringraziare soltanto, appunto, quindi l'ente fiera, gli organizzatori, io voglio ringraziare tutti gli appassionati di War Games come noi, che usano e utilizzano il tempo a loro disposizione per far crescere questo hobby. Un hobby pieno di persone fiduciose nel gioco, pieno di persone che sanno quello che è bello di questo hobby e che lo fanno risaltare a pieno, che perdono quell'ora della propria vita, quella mezz'ora per spiegare a una persona che non li conosce, che non conosce il gioco, come si gioca un determinato gioco, cosa potrebbe cambiare in loro se provassero quel gioco. Non è una cosa da tutti i giorni, è una cosa molto importante, perché ovviamente se dico cose sconclusionate, scusate, ma ripeto, mi sono ripreso ieri da 40 di febbre, quindi sto anche cercando di mantenere la concentrazione sul video, ma sono molto felice di vedere una comunità in crescita. E non sto parlando di una comunità di un determinato gioco, ok? Perché quello è facile, basta contare il numero di giocatori presenti in un determinato torneo di volta in volta, più
giocatori ci sono nei tornei, più è facile vedere che un gioco è vivo. Ma io non sto parlando di quello, io sto parlando di vedere la community di Mordheim Italia che cresce, la community di Legion che crea i tornei, Saga che ha tornei mensili. Con l'avvento dei social network i wargame si stavano perdendo, ma in questo periodo io vedo una rivalsa non da poco. Tantissime persone che fanno il loro meglio per spingere i propri giochi, i giochi in cui credono, i giochi che li fanno essere felici, spingerli per avere sempre più giocatori. Questo mi rende molto felice, io ringrazio tutte queste persone e si sta creando un senso di community, possiamo dire intragioco, che è incredibile. Credo che il wargame sia sulla strada giusta per diventare effettivamente l'hobby che dovrebbe essere. Non si tratta più di gioco a quello perché mi piace, gioco a quell'altro perché mi piace, ma ci sono un sacco di persone che fanno il loro meglio perché tutto piace, perché facciamo tutti parte di una grandissima famiglia, e della famiglia del Wargames. Quindi grazie per il vostro supporto, grazie per il vostro lavoro, spero di poter partecipare più attivamente nella prossima fiera, e Wargames per Passione è sempre qui a dare il proprio contributo in questo mondo, per quanto piccolo, un contributo che spero possa essere importante. Da Mattia è tutto, da Ace è tutto, da Wargames per Passione è tutto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!